In una drammatica svolta di eventi, l'allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, si trova ora a dover rispondere ad accuse molto serie. È stato preso in custodia a Nizza, e l'accusa è di non poca importanza, si tratta di discriminazione razziale. Con Galtier in partenza dal celebre club francese, circola il nome di Luis Enrique come possibile sostituto. Da quanto si apprende dal procuratore di Nizza, Xavier Bonhomme, Galtier e suo figlio sono stati presi in custodia dalla polizia giudiziaria di Nizza da venerdì mattina, precisamente dalle 8:45. Le accuse contro Galtier risalgono al periodo in cui allenava il club di Nizza sulla Costa Azzurra, periodo durante il quale è stato accusato di aver lanciato insulti razzisti nei confronti dei suoi stessi giocatori. Già a metà aprile, le autorità avevano avviato un'indagine preliminare per sospetta discriminazione basata su una presunta appartenenza razziale o religiosa. Il quotidiano Le Parisien ha reso noto il contenuto di una mail scambiata tra i dirigenti del club. In questa mail si faceva riferimento a commenti razzisti fatti da Galtier in una riunione con il proprietario Brailsford. Secondo quanto riportato, Galtier avrebbe affermato: "Data la composizione attuale della squadra, non possiamo avere così tanti giocatori di colore e di religione musulmana". Prima di tutto questo, Galtier era stato collegato al Napoli, ma poi il club di De Laurentiis aveva scelto Rudy Garcia.